Lingotto ormai è diventato un punto di riferimento per non solo per il mondo delle storiche, ma anche delle moderne. È un'esibizione in crescita, è dovuta alla passione degli organizzatori. Il signor Gianoglio, che da 30 anni lo organizza, penso che abbia trovato le sue soddisfazioni in questi ultimi anni, perché ormai l'automoto retro è diventato un punto di riferimento europeo, perché essendo vicini alla Francia, alla Svizzera, alla Spagna, è conosciuto dappertutto. L'automoto racing, grazie al figlio Alberto, è cresciuto negli ultimi anni e penso che diventerà un punto di riferimento importante. A quest'anno hanno aggiunto le esibizioni ed è diventata una kermesse, direi, completa. Happiness, more or less. It's just a change in me, something in my liberty. On my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my people. Automoto retro e automoto racing è completa, perché ha tre padiglioni dedicati al mondo dell'autostorica. Tra l'altro, noi in un padiglione abbiamo un altro stand dove rappresentiamo l'Industrial Village di Iveco, col quale a fine aprile faremo un grosso evento legato al mondo del veicolo storico industriale. E la location dove siamo adesso, che sta crescendo, dove sono rappresentati il mondo del racing e il mondo del tuning, però all'esterno è stata allestita questa magnifica pista dove si sono esibiti i piloti del drifting, della Daba Racing e Amici, capitanati da Davide Bannò. Per noi è un momento molto importante, perché siamo a Torino, siamo la nostra città, il marchio rappresenta i colori di Torino, perché i colori di Torino sono giallo e blu, questa è la ragione del nostro marchio, anche se poi devo dire che giallo e blu sono anche i colori dei team indipendenti Ferrari, quando nella storia Ferrari hanno corso tipo non America Racing Team, ma hanno corso con le macchine Ferrari. Happy Racer è presente in maniera globale all'automoto retro, perché è presente con Davide nelle esibizioni, quindi siamo, direi, leader, no? Nello spettacolo in questo evento. Siamo presenti qui, dove noi presentiamo tutta la nostra gamma dei prodotti omologati e necessari per fare competizione. Siamo qui in partner con un amico che è Tantam, leader della pulizia delle vetture. Siamo qui con due vetture che rappresentano il passato e il futuro del mondo dell'automobile, la 131 Abarth e la Nissan GTR, quindi rappresentano tutta la nostra passione, chiaramente. Nell'altra padiglione siamo presenti con un altro stand dove rappresentiamo l'Industrial Village, dove presentiamo i nostri progetti 2014, che sono History and Glory, il 27 aprile il raduno del veicolo storico industriale, unitamente alla Torino Superga, che è una gara di regolarità che viene organizzata direttamente da noi. Poi organizziamo, ed è una chicca, Amici Miei, abbiamo fatto un accordo con Biasione, quindi a giugno Amici Miei da Bassano verrà a Torino, e poi a ottobre ci sarà la seconda edizione del Torino Motor Show, che tanto successo ha avuto nel 2013. Happy Racer è uno stile di vita, ha un suo significato, vuol dire essere felici di essere dei corridori, felici di correre, ma per fortuna anche grazie alla nostra esperienza nelle competizioni, felici di vincere. E noi siamo produttori di accessori da competizione, quindi siamo un'azienda omologata FIA, ma amiamo il motorsport al 100%, perché nel contempo siamo organizzatori di eventi, organizziamo il Torino Motor Show, la Torino Superga, e all'interno della location dell'Iveco di Torino abbiamo una scuola di guida sicura, l'unica scuola di guida sicura di Torino.